un film, cioè Harrison Ford, che passa attraverso tre episodi. Il film si chiama Crossing Over e parla di tre episodi di immigrazione. Questo tizio è un agente di immigrazione e uno degli episodi più significativi parla di una famiglia medio orientale in cui la figlia viene sorpresa ad avere contatti via internet con dei siti di sospetto, per cui arriva la CIA a casa, arriva l'FBI e questa famiglia è costretta a decidere: o la famiglia si trasferisce completamente nel luogo d'origine oppure si divide per sempre. E la famiglia decide, immaginatevi la condizione, la famiglia decide, la ragazza va via, perché il padre dice: fra X tempo noi diventeremo cittadini americani. Il film si conclude con la ragazza che va via e con la cerimonia con cui in America i cittadini vengono chiamati a essere cittadini americani. C'è un giudice che racconta la storia degli Stati Uniti, la Costituzione degli Stati Uniti, i principi, voi sapete che il loro codice penale non esiste come codice, i principi generali, etici e morali su cui quel paese si sostiene, e chiede a tutti di giurare, li convoca a tutti e di... E quindi la storia finisce così. Immaginatevi le altre due storie, una storia di un favore sessuale per un altro agente di immigrazione che ovviamente viene scoperto, e l'altra drammatica in cui una ragazza muore nei confini con il Messico. Questa è l'immigrazione che conosciamo anche noi. Okay? Io personalmente non ho mai pensato, Gianni, che l'immigrazione fosse, come dire, una cosa semplice. Sono d'accordo con te, fondamentalmente. Noi dobbiamo fondamentalmente riconoscerci a vicenda, con culture, religioni, simboli completamente diversi. Cosa hai mangiato, Michael? Giocava a calcio con mio figlio. Ghanese. Ma cosa? Ho mangiato ghanese, finito. Non ha mangiato. Non ho mai capito cosa mangiava quel ragazzino. Ok? Così come quel ragazzino, l'unico della squadra di calcio che aveva una carta d'identità europea solo perché era nato in Spagna. Ed era l'unico che aveva la carta d'identità europea. Perché in Spagna, chi nasce in Spagna, ha documento d'identità. Oppure, no, Spagna, qua dietro. Allora, il senso della mozione è questo, un pezzo di una questione complessa. Simbolica, certo simbolica, ma sicuramente... molto attenta a una questione nel senso più generale e attenta a un problema, che è un problema che secondo me fino adesso noi non abbiamo affrontato, no? L'Italia cosa voleva? L'Italia non ha mai affrontato questo problema, ok? Arrivavano quei barconi, si salava tutto e ci sono centinaia di migliaia di persone col permesso di soggiorno, pochissimi cittadini italiani. E un aspetto è l'episodio che ho citato prima del film, cioè coloro che ritengono di terminare il loro ciclo di immigrazione con l'accettazione di alcuni principi costituzionali e legali del paese che li ha ospitati, per cui questi pensano che il loro figlio crescerà in un paese migliore. Quel pezzo non sappiamo quanti sono, probabilmente non lo sappiamo, non so Gianni, non so se l'assessorato sa quanti sono queste persone, anche perché chiediamo loro un'adesione di un certo tipo, quindi non numerica, okay? Di tipo morale o di tipo culturale se vogliamo. Questo è l'intendimento della nostra mozione. Siamo perfettamente consapevoli, e non era sicuramente questo per negare altri aspetti del problema, assolutamente più. Però vi rendete conto che noi ricominciamo a parlare di un problema dopo 15 anni che il problema è andate a casa, non vi vogliamo. Sapete cosa pensa la gente ancora? Oggi, ancora oggi, manco andai via. Manco andai via. Almeno non li vedremo sì. Dopo tu provi a ragionarci, ma chiaro che... Allora, noi ci poniamo questo aspetto del problema. Gianni Zanolin, concordo con lui, ha affrontato un problema che probabilmente non so se abbiamo tralasciato o ha bisogno di un monitoraggio diverso, e
qui stiamo parlando di cultura assistenza, no? Cioè come sta andando in questo momento la questione del, che è nascosta dalla crisi e basta, okay? Ma la questione del rapporto con le comunità che noi, con cui noi, che noi ospitiamo. Quindi ovviamente su questa mozione, ovviamente il mio voto è favorevole e siamo d'accordo. Intendiamo probabilmente spingere un ragionamento per poi andare avanti anche su altri aspetti che sicuramente, su cui sicuramente siamo d'accordo. Però insisto, probabilmente sentire questi ragionamenti dopo 15 anni di altri tipi, probabilmente apriamo un po' di ragionamenti più sereni probabilmente su questo aspetto un po' complesso. Grazie.